Vediamo se sapevi questa. Le dimensioni della testa dei serpenti cambiano in particolar modo per un fattore principale. Vediamo se indovini quale. Ciao ragazzi, bentornati su Reptile Nation. Come sempre io sono Giorgio. Parliamo di serpenti, ovviamente, e l'argomento del giorno è la testolina, la capoccetta dei nostri amati serpenti. È una curiosità che forse qualcuno di voi sa, qualcuno no, quindi la spieghiamo. Scusate l'assenza, purtroppo ragazzi, causa lavoro, sono riuscito a stare poco appresso a pagine YouTube e tutto quanto il resto, quindi ricominciamo adesso piano piano a pubblicare, magari mi farò anche la barba, chi lo sa. Come sempre io l'unica cosa che vi chiedo è un piccolo sforzo, lasciate un mi piace e condividete in modo da sostenere il canale e tutto quello che faccio. Notate anche la difficoltà che ho stamattina nel deambulare, visto che hanno appena arato e non riesco a camminare qui sopra. I nostri amici allevatori sicuramente saranno al corrente di quello che voglio dirvi. Prendiamo in caso particolare la stessa specie, una stessa specie di serpenti con due esemplari diversi, stessa età, stesso sesso, però la testa cambia, le dimensioni di uno sono più grandi dell'altro. Perché? È piuttosto facile immaginarlo in realtà. Cominciamo col dire che la testa di un serpente, neanche a farlo apposta, come il resto del corpo, è costituita principalmente da muscoli. Ora, perché quindi uno è più muscoloso dell'altro? Ma io già lo so che ci siete arrivati perché siete diventati troppo bravi, ragazzi. Ultimamente non ci sono segreti per voi. Quindi non ve lo dico e niente, è finita, tanto lo sapete, a posto. Video finito, arrivederci. La dieta, ragazzi, la dieta, l'alimentazione di questi animali è tutto. Nostri amici allevatori sicuramente ci avranno fatto caso. Vi pongo un esempio: due pitoni reali, stesso sesso, stesse dimensioni, cresciuti e alimentati in modo differente. Uno alimentato con dei topini da laboratorio, i classici topini bianchi, l'altro alimentato con i ratti. Ovviamente la pezzatura, la grammatura di questi animali è totalmente diversa e i ratti sono notevolmente più grandi dei topini da laboratorio. I serpenti in questo caso, e tutti, non solo i pitoni, non badano certamente alle dimensioni della preda e vi assicuro che sono in grado di ingollare cose e fare cose che farebbero rabbrividire persino ciccioline. Questo cosa fa? Fa sì che ovviamente la muscolatura della mandibola, della mascella, della testa in generale cresca notevolmente, perché lo sforzo che dovrà fare per nutrirsi è notevolmente maggiore che il succhiare uno spaghetto. E da qui, ragazzi, le dimensioni della testa cambiano profondamente. Ci è mancato poco, ragazzi. Chi di voi sa identificare questa bellissima cacchina piena di vermi e moscerini? Chi di voi? Chi di voi? Vi faccio un altro esempio pratico con dei serpenti nostrani che conoscete bene ormai. Parliamo delle natrici, la natrice tassellata e la natrice dal collare. Come avete notato sicuramente, le natrici dal collare hanno una testa decisamente più grande delle natrici tassellate. E questo secondo voi perché? Avete fatto caso alla dieta di questi due animali presi separatamente? Le natrici tassellate solitamente difficilmente lasciano l'acqua. Per tutto il resto della loro vita restano vicino ai corsi d'acqua, comunque in acqua, e si nutriranno prevalentemente di pesciolini e piccole rane. Mentre invece la natrice dal collare, come ben sappiamo, e se non lo sappiate sapevatelo, tende da adulta a lasciare l'acqua. Infatti è facilissimo trovarla anche dentro i boschi e lontanissima dai corsi d'acqua, raggiunge dimensioni notevoli. E perché questo? Perché si ciba anche del rospo comune, il bufo bufo. Ci sono migliaia di foto che mi avete mandato, fra l'altro, di questo animale che si nutre del rospo, appunto con mezzo rospo in bocca. E se ci fate caso è veramente grande, questi rospi arrivano a misurare anche 20 cm di diametro. Lei ovviamente non li schifa assolutamente e da buona porno attrice se li pappa tutti quanti. Conseguente aumento gigantesco della testa, che nella natrice dal collare è veramente enorme. Altro esempio che forse potrebbe farvi aprire gli occhi. Prendiamo due serpentoni giganti che ormai conosciamo tutti, l'anaconda e il pitone reticolato, i due serpenti più grandi al mondo. C'è una differenza sostanziale fra questi due animali, ovvero l'anaconda, nonostante le dimensioni notevoli, ha una testa decisamente più piccola del pitone reticolato. Questo perché? Per la dieta dell'animale. La dieta dell'anaconda è meno varia di quella del pitone reticolato, che come sappiamo ogni tanto ha pappato anche umani, quindi compiendo meno sforzo
con prede più piccole, la testa non ha bisogno di diventare gigante o enorme. In sostanza, senza che ci dilunghiamo troppo, ragazzi, mentre noi mangiamo e ci cresce la panza, se loro mangiano gli cresce la testa. Beh, comunque è inutile dilungarsi troppo, quello che dovevo dire ve l'ho detto, spero l'abbiate capito, se non avete capito capitelo e ci vediamo al prossimo video noi. Come sempre mi raccomando, quel pollicione su fa veramente la differenza. Ho detto tutto, basta, bella, ciao ragazzi.